Beh, intanto raccontare Caravaggio. Caravaggio che è un pittore conosciuto in tutto il mondo, ovunque. Tant'è vero che questo film è coprodotto dalla Francia, è una coproduzione internazionale, ci sono attori internazionali e ancora di più i francesi amano il nostro Caravaggio, anche se gli cambiano il nome, lo chiamano Caravaggio. Ma lui è stato un qualcosa di straordinario, un pittore che è venuto a Roma e ha scelto una strada la più difficile, quella di rivoluzionare la pittura, e siccome però era un uomo molto mistico, molto religioso, ha voluto scegliere gli umili, gli umiliati, gli offesi a rappresentare i santi e la Madonna. Michele, questo progetto nasce da lontano e finalmente riesce a vedere la luce, quindi che emozione è per te e che significato ha per te? È quella la grande emozione, perché dopo tanti sacrifici, perché veramente è un film che abbiamo girato in condizioni disastrose per il Covid e tante altre storie, siamo riusciti a portare alla luce un pittore che ancora oggi ci parla dell'uomo, ma soprattutto scegliendo fra i protagonisti del film gli umiliati, gli offesi, le prostitute, i ladri, per farne... Ma questo è lo stesso percorso che poi ha fatto Pierpaolo Pasolini quando è venuto a Roma. Questa è la... adesso l'attesa è spasmodica. Isabelle, quel è il più grande eritage che le Caravaggio nous ha lasciato? Bah, c'est ce tableau quand même. Sa peinture, son génie. On regarde un tableau de lui et on est transporté par la beauté des tableaux et par leur mystère aussi. Cette manière qu'il a eue de travailler l'ombre et la lumière, un peu comme l'humanité, qui a ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Michela, far parte di un progetto che Michele ha desiderato e ha pensato tantissimi anni fa, l'ha fortemente voluto, finalmente arriva sul grande schermo. Cos'è che ti ha lasciato questa esperienza? Mi ha lasciato molta intensità, è stata un'esperienza molto importante con un cast importante ed un regista che ammiro molto, ammiro lo sguardo di Michele che ha verso l'umanità, verso noi attori, è un regista molto sensibile, un'anima punk romantica.